Sventata rapina a Trapani, la polizia ha arrestato in via Alcamo due uomini armati di pistola che si aggiravano nei pressi del centro commerciale Expert. Le rassicurazioni degli esperti: a Marsale dirigenti dell'ARPA incontrano i cittadini per assicurarli sul rischio inquinamento da onde elettromagnetiche. Appello per le luminarie, il sindaco di Trapani Vito Damiano ha chiesto ai cittadini di fare la loro parte per addobbare la città per il Natale. Solidarietà a ritmo di Zumba, iniziativa di beneficenza sabato sera a Trapani alla palestra Palapinco. Stiamo onorando il campionato, il difensore del Trapani Calcio Terlizzi fa un bilancio delle prime 17 giornate del girone di andata. Benvenuti a tutti a questa prima edizione di TG Sud. Dopo i titoli ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. iPhone 5S a 10 euro mensili. Team Cicala, conosci un Natale più buono? E oggi in apertura abbiamo la cronaca. La polizia di Trapani ha sventato una rapina in un centro commerciale. Due arresti, vediamo. Erano armati, volevano compiere una rapina, ma l'intervento della polizia ha mandato a monte il loro progetto. Michele Pala, di 59 anni, e Vincenzo Valenti, di 43 anni, sono stati arrestati in flagranza di reato. Agenti della squadra volante e della squadra mobile li hanno neutralizzati in via Alcamo, nei pressi del centro commerciale Expert. La presenza dei due complici, che si aggiravano con fare sospetto, però non è passata inosservata da alcuni passanti che, allarmati, hanno telefonato al 113. In particolare Vincenzo Valenti, con alle spalle precedenti per rapina, aveva un rigonfiamento nel giubbotto all'altezza della cintola dei pantaloni. Gli investigatori lo avrebbero trovato in possesso di una pistola calibro 12 con matricola a brasa, con caricatore inserito, nonché di uno storditore elettrico a forma di torcia. Michele Pala invece, secondo il resoconto della polizia, deteneva una replica in metallo di una pistola in uso alle forze dell'ordine, priva di tappo rosso. Erano intenzionati, dicono gli investigatori, a perpetrare una rapina. Ipotesi questa avvalorata dalla circostanza che all'interno dell'auto, nella disponibilità di uno degli indagati, sarebbero stati rinvenuti e sequestrati capi di abbigliamento. I due complici, una volta messo a segno il colpo, avevano intenzione di cambiarsi gli indumenti per trarre in inganno la polizia impegnata nelle ricerche dei rapinatori ed agevolare in tal modo la loro fuga. Adesso Vincenzo Valenti e Michele Pala sono rinchiusi nelle carceri di San Giuliano su disposizione del sostituto procuratore Rossana Penna. Devono rispondere del reato di porto in luogo pubblico di una pistola. I carabinieri di Castelvetrano hanno arrestato un giovane 17enne e denunciato a piede libero un 20enne, entrambi di Castelvetrano responsabili di tentata rapina aggravata in concorso. I due, col volto coperto da passamontagna, hanno fatto irruzione nella ricevitoria di via Crispi in orario di chiusura, minacciando con una pistola il titolare per farsi consegnare l'incasso. Dopo la resistenza però i due sono fuggiti e sono stati rintracciati nel giro di poche ore dai carabinieri. Nel prossimo servizio parliamo invece del blitz della Guardia di Finanza all'interno di un negozio ad Alcamo. Il titolare, un cinese, è stato denunciato per oggetti contraffatti. Vediamo il servizio. A detenere il materiale un imprenditore cinese che è stato denunciato all'autorità giudiziaria. L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, è chiamato a rispondere dei reati di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio e ricettazione. Il blitz è stato eseguito in un negozio di Alcamo, dove sono stati sottoposti a sequestro oltre 5.000 capi di abbigliamento taroccati, più 1.000 oggetti di bigiotteria, nonché materiale elettrico non conforme. In particolare giochi per bambini. Il titolare pertanto è stato segnalato alla magistratura. L'operazione rientra nell'ambito delle attività di contrasto al dilagante fenomeno, nonostante l'incalzare della magistratura e delle forze dell'ordine della contraffazione dei marchi di fabbrica a presidio non soltanto del corretto funzionamento dei mercati, ma anche a tutela della salute dei consumatori. Attività che i militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Trapani hanno intensificato in prossimità delle feste natalizie, quando scatta la corsa al regalo. L'operazione, culminata nel sequestro del materiale, è stata portata a compimento dai militari della tenenza della Guardia di Finanza di Alcamo. Ci spostiamo ora a Marsala, dove nella zona del porto il Molo Colombo è stato chiuso per mancanza di illuminazione, intanto continua l'attività di controllo della Capitaneria di Porto. Il servizio.
L'assenza di illuminazione in alcune banchine portuali, Molo Colombo e prolungamento banchina Curvilinea, ha portato alla emanazione di apposita ordinanza di interdizione da parte del comandante del porto, tenente di vascello Raffaele Giardina, secondo la quale non potranno essere svolte operazioni portuali né autorizzati movimenti di navi in porto da per le banchine o lavori di qualsiasi tipo a bordo delle navi ivi ommeggiate in ore serali notturne. Ma arrivano rassicurazioni dagli organi competenti sulla celerità dell'iter amministrativo per la risoluzione della problematica. La Capitaneria di Porto di Marsala ha intanto proseguito l'attività di verifica della regolarità del comparto pesca tramite controlli presso i venditori al dettaglio, grossisti e centri di stoccaggio di prodotti ittici. Per mancanza di tracciabilità sono stati rilevati due verbali amministrativi presso una pescheria sita all'interno di un grande supermercato e presso un ristoratore. E restiamo sempre a Marsala, dove questa mattina al Comune si è tenuta una conferenza stampa con i dirigenti dell'ARPA per fare chiarezza sul rischio di inquinamento di onde elettromagnetiche contro la protesta dell'installazione di un nuovo rifornimento nella zona del quartiere Sappusi. Vediamo com'è andata. Alla conferenza stampa che si è svolta al Comune di Marsala ha partecipato anche il dottor Antonio Sansone Santamaria, dirigente fisico dell'ARPA Sicilia e responsabile dell'unità operativa agenti fisici del Dipartimento di Palermo, per discutere della questione delle onde elettromagnetiche emesse da diversi impianti di radiodiffusione che insistono sul territorio. Lo stesso dirigente nei giorni scorsi ha incontrato una delegazione di studenti degli istituti scolastici della via Giovanni Falcone nel quartiere di Sappusi. Assente il sindaco Giulio Adamo. La posizione del Comune è quella semplice: mette a disposizione gli strumenti e gli uffici adatti, idonei a dare delle risposte ai cittadini. C'è un ente che si chiama ARPA a livello nazionale, a livello regionale, noi l'abbiamo convocato stamattina è qua, vogliamo fare una discussione a 360 gradi sul sistema di onde elettromagnetiche, su questo distributore, sulle antenne di questo distributore e quant'altro. Adesso i cittadini, gli associati, le associazioni possono perfettamente interloquire, chiede tutte le domande. Per quello che è nostra conoscenza, per le misure che abbiamo effettuato, non ci sono valori al di sopra della norma. La richiesta dei cittadini sembra essere diversa, noi possiamo rispondere come il nostro compito istituzionale alla verifica del rispetto dei limiti, quindi faremo sicuramente ulteriori misure sia nella scuola e ulteriori monitoraggi nelle zone adiacenti, anche per fornire il massimo della tranquillità e fare conoscere l'attività di ARPA che viene svolta pur con fatica naturalmente tutti i giorni. Altri tipi di preoccupazioni vanno indirizzati all'ASP, però ci ha detto. Sicuramente le preoccupazioni di tipo sanitario vanno inoltrate all'organo competente che è l'azienda sanitaria, il Dipartimento di Prevenzione, tutte le sue articolazioni. La settimana scorsa, dopo un'assemblea pubblica partecipata con più di 70 persone, parecchi cittadini si hanno espresso le proprie perplessità sull'installazione di un distributore di carburante e di metano all'interno a fianco delle scuole e vicino a un quartiere popolare, e quindi questa assemblea ha deciso di portare avanti una sorta di mobilitazione contro non solo l'installazione di un'antenna o di un distributore di benzina o metano, ma anche contro questo atteggiamento molto ambiguo da parte delle istituzioni che si dimostrano un po' coprire, un po' fare finta che non ci siano questi problemi. Da adesso in poi i cittadini agiranno auto-organizzandosi con un'assemblea orizzontale che si terrà venerdì pomeriggio al centro sociale Sappusi per lanciare una mobilitazione cittadina il 21 dicembre di pomeriggio, dove si effettuerà un corteo cittadino per le vie del centro di Marsala. Marina Rinaldi, la femminilità è tornata. In arrivo un sostegno economico alle coppie di fatto e gay. Il DDL presentato dall'onorevole Ninodo su reddito minimo garantito e aiuti di coppie Moro Xorio e gay si avvia a diventare realtà. Vediamo il servizio. Il governo regionale ha inserito nella finanziaria il quadro normativo del DDL sul reddito minimo e sugli aiuti alle coppie di fatto presentato nei mesi scorsi dall'onorevole Ninodo. Si tratta di una innovazione legislativa unica in tutta Italia. Praticamente si punta ad introdurre nuove misure che andranno ad integrare il welfare regionale. Sarà garantito un reddito minimo ai nuclei di convivenza senza distinzione tra le coppie more uxorio e quelle gay.
Il reddito minimo sarà naturalmente destinato ai disoccupati, oltre che ai precari, come ha rimarcato Danino Oddo, che ha espresso la sua soddisfazione per la decisione del governo Crocetta di dare seguito al suo DDL, a cui ha lavorato Daniela Virgilio, che fa parte della segreteria del deputato trapanese. Il parlamentare del megafono si è anche soffermato sui benefici del provvedimento per quel che riguarda il maggiore controllo sugli assetti familiari demandato ai comuni e la riduzione del lavoro nero. E sono state circa 900 le firme raccolte a Trapani dal Movimento per la Vita nell'ambito della campagna Uno di Noi, che in Italia ha registrato 631.000 adesioni, quasi 2 milioni in tutta Europa. Con questa iniziativa si punta a chiedere alle istituzioni europee di redigere un atto giuridico per la tutela del diritto alla vita e dell'integrità di ogni essere umano fino dal concepimento, come ricordato da Giorgio Buffa, presidente del Movimento per la Vita di Trapani, che ha ringraziato tutte le associazioni, le parrocchie e quanti si sono spesi per questo risultato. E anche quest'anno a Trapani niente luminarie. Naturalmente in città non mancano le proteste da parte di cittadini che chiedono, nonostante l'austerity e le difficoltà economiche dei comuni, un po' di atmosfera natalizia. Vediamo il servizio. Anche quest'anno Trapani si presenta a spoglia, senza alcun addobbo natalizio. Niente luminarie, insomma, senza alcuna immagine che ricrei l'atmosfera di festa. Anche quest'anno il comune di Trapani ha dovuto rinunciare agli addobbi a causa della difficile situazione economica. L'austerity continua a farsi sentire, costringendo gli enti a tagliare le spese per fare quadrare i conti. Da qui la scelta di sacrificare le luminarie natalizie. L'amministrazione comunale un segnale lo vorrebbe però pur dare, puntando sulle iniziative dei privati da concordare con il comune. Il sindaco Vito Damiano ha infatti lanciato un appello ai cittadini chiedendo loro di dare il proprio contributo per creare un minimo di atmosfera natalizia. Il primo cittadino ha chiesto ai commercianti e ai singoli cittadini di abbellire la città con luci e colori natalizi, sia nelle strade così come nei balconi e nelle finestre delle abitazioni. Dal conto suo l'amministrazione comunale si è detta pronta a concedere gli spazi pubblici senza oneri a carico di chi vorrà adottare iniziative condivise. Damiano si è augurato che tutti i cittadini offrano il proprio contributo per rendere Trapani più bella. Il sindaco si è anche rivolto ai consiglieri comunali chiedendo loro di stimolare delle iniziative natalizie. Ed invece a Marsala proseguono i mercatini di Natale in Piazza Matteotti e in Via Roma, ed inoltre il calendario di questa settimana si arricchisce di tante iniziative. Ricordiamo in particolare domani l'inaugurazione della mostra Blu e altri periodi alle 18, la personale di Paola Vitaggio, che si terrà al caffè letterario di Via Garibaldi. E arriva l'atmosfera natalizia anche nell'Egadi con l'iniziativa Egadi Christmas, un programma che nasce dalle proposte delle associazioni isolane, dei centri aggregativi e sociali e supportate dall'amministrazione comunale. Tombole, pomeriggi d'animazione per i più piccoli, degustazione di dolci, momenti di festa, in particolare la sera del 24 dicembre e la sera del 31 per dare il benvenuto all'anno nuovo. E ora parliamo di un'altra importante iniziativa, la serata solidale che si terrà sabato all'insegna del fitness a partire dalle 20:30 alla palestra Palapinco ex Dante Alighieri a Trapani. È il secondo Solidal Christmas organizzato dall'Etti Club e dalla Pallavolo Trapani, che prevederà uno scambio di auguri con esibizioni di Zumba, soprattutto con l'iniziativa Una Busta Sotto l'Albero per la raccolta di alimenti destinata alle fasce disagiate della popolazione a cui tutti possono contribuire. Abbiamo intervistato gli organizzatori. L'iniziativa in realtà nasce 4 anni fa per quanto riguarda la nostra associazione, mentre la collaborazione di sposare il progetto con l'Etti Club, ed è giusto ricordare anche la Pallavolo Trapani, nasce 2 anni fa, e il motivo per cui appunto abbiamo aumentato con questa possibilità di questa iniziativa, dare più possibilità a più famiglie trapanesi e anche del comune di Paceco di usufruire di questa iniziativa, che sta poi alla fine nella donazione di alcuni alimenti nel periodo di Natale. Per il secondo anno consecutivo abbiamo voluto sposare questa iniziativa solidale propostaci qua da Emanuele Barbara, dalla sua associazione Addolorata nel Serio Simulacro Sacro. L'abbiamo fatto con vero piacere. In questo periodo è molto bello, se c'è la possibilità, unirsi insieme per donare un sorriso, ecco. E lo faremo facendo un'esibizione di Zumba con gli allievi e le allieve
di Lella Vanella e di Daniele Scalia, che metteranno a disposizione i loro sudori di un anno con delle coreografie divertenti per un'ora alla Dante Alighieri dalle 20:30 in poi. Chi vuole può venire e contribuire a questa iniziativa solidale portando una busta sotto l'albero. Io ringrazio anticipatamente anche tutte le mie ragazze, le bambine. Sarà Zumba Fitness, sarà proprio un programma dove noi metteremo tutta la nostra energia con l'allenamento e il divertimento, e anche questo è sposato sia con la Zumba Fitness, con la Zumba Sentao e la Zumba Atomic, dove ci saranno le bambine piccole, la sedia come protagonista, che è la nuova disciplina, che è la Zumba Sentao, e la Zumba Fitness, che è divertimento e allenamento. Una grande serata di musica al Teatro Impero con l'esibizione dei giovani cantanti che hanno partecipato alla 7ª edizione del concorso Canoro Premio Nave Punica, diretto da Gaspare San Martano e Daniela Paladino. Con la conduzione di Dario Piccolo e Giulia Teri, la serata sponsorizzata dalla Mediolanum è stata vinta da Calogero Piovirone di Agrigento con il brano Se nella categoria senior e da Costanza Fasulo per la categoria junior con il brano E poi. Il premio della critica assegnato dai giornalisti va a Maria Aiuto di Valderice con il brano Non so ballare. Il vincitore ha vinto un anno alla School of Talent nel corso avanzato di canto e la produzione di un singolo da pubblicare su iTunes presso il Soundgarden di Roma con l'etichetta discografica Sound Rizzo. E oggi alle 17 nella sala al piano terra di Palazzo Riccio di Morana in via Garibaldi a Trapani, il gruppo archeologico Drepanon presenta l'escursione che sarà effettuata a Sciacca la prossima domenica. Vediamo ora gli appuntamenti in onda sulla nostra emittente. Alle 15:15 trasmetteremo la seduta del Consiglio Comunale di Marsala di ieri, che sarà replicata alle 20:30 sul canale 649. Alle 20:30 e in replica alle 23:00 lo speciale invece a cura dell'amministrazione di Marsala, che riguarda l'apertura dei mercatini di Natale. E alle 21:00 invece trasmetteremo la partita di basket Verona Pallacanestro Trapani. Con questo è tutto, vi auguro un buon proseguimento, arrivederci. Buongiorno e benvenuti al TG Sud Sport. Apriamo con il calcio. Ieri in conferenza stampa, la conferenza stampa del martedì del Trapani, sono intervenuti Cristian Terlizzi e Peppe Madonia. Andiamo ad ascoltare le parole del difensore granata Terlizzi. Io penso che la lezione che abbiamo avuto in passato ci è servita, anche se quei risultati negativi sono comunque venuti non perché sono mancate le prestazioni, ma perché qualcosa ha cominciato a girare male rispetto all'inizio. E io ho sempre detto che magari qualche episodio all'inizio ci ha girato a favore e ultimamente ci girava un po' contro, e quindi questo era quello che era successo per i risultati negativi. Invece queste settimane siamo riusciti a fare delle grandi prestazioni e anche dei buoni risultati. Con Cittadella, per come era iniziata, si poteva anche perdere. A me, se mi avessero detto prima della partita di mettere la firma per un punto, ce l'avrei messa, perché comunque è una buona squadra, una squadra che gioca un bel calcio. E poi era difficile soprattutto perché passavi da uno stadio come San Siro a Cittadella, che comunque sono emozioni totalmente diverse. Passi da uno stadio dove praticamente a San Siro avevamo quasi tutti i tifosi da parte nostra, è stato bellissimo perché sembrava una grande festa. Siamo passati a Cittadella e praticamente non c'era quasi nessuno, e quindi questa era la difficoltà maggiore che dovevamo superare. Prossimo avversario Avellino, l'hai visto ieri sera, che squadra ti è parsa? È una squadra cattiva, rognosa, che dell'agonismo fa la sua forza. E ieri l'ho visto giocare, magari non giocano benissimo, però fanno molta densità in mezzo al campo e cercano le ripartenze sulle difese avversarie, magari soprattutto noi in casa cerchiamo di fare gioco, ti trovano scoperti e cercano di ripartire con le due punte e con i centrocampisti. Però è una squadra che attende molto, si schiaccia e cerca di ripartire solo in contropiede. Il bilancio è positivo, credo che tutti si aspettavano un campionato così, e noi stiamo onorando questo campionato, lo stiamo facendo benissimo. Abbiamo ancora 4 partite e dobbiamo prendere più punti possibile. È inutile far calcoli che serve 5, 6, 7, 10 punti, quelli che so, serve far più punti possibili, e poi dopo il girone d'andata si tirano le somme e si vede quello che è da fare. Oggi voglio una squadra che sia aggressiva, che vada in campo col coltello tra i denti, perché oggi la cosa più importante è portare a casa i 3 punti.
questa Serie B è un campionato completamente diverso dagli altri. Diverso sì, si gioca anche a Natale. No, ma i regali di Natale devo pensare. Nessun problema, vai allo store del Trapani Calcio. Per i tuoi regali, tingi di granata il tuo Natale. Passa in sede o acquista direttamente sullo store online www.trapanicalcio.com. I ragazzi di Boscaglia si alleneranno oggi alle 14.30 al Roberto Sorrentino. Passiamo al basket perché continuano gli allenamenti della pallacanestro Trapani in vista della sfida casalinga di domenica contro Biella. Noi abbiamo ascoltato le parole dell'assistant coach Flavio Priulla. Per 33 minuti siamo stati in partita, abbiamo giocato una buona partita, anche soffrendo un po', sacrificandoci un po' di più, poi gli ultimi 7 minuti c'è stato un blackout un po' anche inspiegabile da parte nostra, perché alcuni palloni non li abbiamo gestiti assolutamente bene, invece di reagire siamo andati incalando, quindi sì, sono 22 punti abbastanza bugiardi che ci bruciano moltissimo. Però per fortuna domenica è già tempo di pensare a Biella, insomma, per il riscatto in casa, una partita che sulla carta non è semplicissima. No, perché sicuramente Biella è una delle sorprese di questo campionato, è una squadra molto giovane, ben allenata, una squadra che gioca con grande intensità a prescindere dagli errori che fa, quindi non sarà assolutamente una partita facile perché ci aspettano 40 minuti molto intensi, quindi dovremmo stare attenti, dovremmo arrivare anche arrabbiati dopo questa 2 sconfitte consecutive. Sicuramente il loro punto di forza è la loro difesa, il loro atletismo e la freschezza, quindi hanno un roster completo, giocano in 9, molto giovane come squadra, con 2 giocatori di esperienza come Infante e Berti, hanno un americano come Hollis che può giocare sia da 3 che da 4, il miglior tiratore secondo me del campionato che è Vosquil, quindi è una squadra molto completa. Non sarà facile affrontarla se non con 40 minuti di attenzione e di grande intensità. E ad arbitrare pallacanestro Trapani, Biella, gara fissata per domenica 15 dicembre ore 18, valida per la 12ª giornata di Lega 2 Gold, saranno Stefano Ursi di Livorno, Angelo Valerio Bramante di San Martino Buonalbergo e Alessio Fabiani di Altopascio. Ieri pomeriggio si è tenuta la cerimonia di premiazione dello sport del CONI presso la sede provinciale di Via Marconi. A tutti quelli che si sono distinti nel campo dello sport di quest'anno. Per noi c'era Claudio Barrinello che ha realizzato un servizio. Vediamolo. Ci troviamo nella sala conferenze del CONI dove oggi si tiene la cerimonia di premiazione dello sport ed è con noi il presidente provinciale del CONI, Salvatore Castelli. Anche quest'anno, presidente, il CONI insomma, presenta questa cerimonia di premiazione dello sport, tanti i personaggi che verranno premiati, ci racconti un po' tutto lei. Anche se ci troviamo in una profonda crisi, no, quest'anno non abbiamo voluto mancare a questa annuale premiazione e quindi dare un giusto riconoscimento a chi per il 2013 si è sacrificato nell'impegno del volontariato sportivo, è giusto che il CONI dia qualche cosa come il ricordo di questa bella annata. D'altra parte noi sportivi crediamo ancora nella medaglietta e quindi per i giovani questo è un grande ricordo senz'altro. Tra i premiati anche la Pallavolo Trapani che ha raggiunto quest'anno la Serie B1 e che però quest'anno ha un po' di difficoltà. A me quando si accede a categorie superiori si opera nel volontariato e quindi è giusto che ci sia questo sacrificio e questa esperienza in più che si fa, ma sono convinto che l'impegno dei ragazzi, senz'altro la pallavolo ritornerà come prima, ma poi abbiamo diversi altri ragazzi che hanno conseguito titoli internazionali e nazionali che hanno onorato il nostro territorio e quindi io mi auguro che nel tempo, anzi al più presto, le istituzioni guardano a queste società sportive con un maggiore impegno e un giusto riconoscimento, non solo dal punto di vista finanziario ma anche dal punto di vista impiantistico che è molto latente nel nostro territorio. E altri premiati, qualche nome ce lo sa fare? Ma abbiamo dato, consegneremo le stelle al merito sportivo a 3 grandi amici, Nicola Cottone, Cernigliaro Gaspare che sono Daguanno Massimo che sono ex arbitri e poi un riconoscimento a Peppe Mazzarella per l'impegno che ha profuso
da 40 anni a questa parte, al direttore del carcere, è una novità quest'anno che andiamo a premiare, a dare un riconoscimento al direttore del carcere per l'impegno che sta portando avanti all'interno delle carceri. E poi l'altro premio è al dottore Antonino Tartamella, che tutti ricordiamo la salvezza che ha fatto a un ragazzo di 17 anni, e quindi dare un riconoscimento a questi amici era doveroso da parte nostra. Kia, qualità garantita 7 anni, presenta Se fossimo infallibili. Se non facessimo passi falsi, non ci sarebbe differenza tra noi e le macchine. Ma poi, dove sarebbe il bello di guidarle? Stay human. Automondo, unica concessionaria Trapani Kia Motors. Tra gli ospiti d'onore della 17ª edizione del torneo Costa Gaia Conad Cup ci sarà anche Annemarie Collar Morace, il direttore generale del Trapani Calcio, che interverrà al convegno Un calcio alla cattiva alimentazione, organizzato dall'Adelcam e dall'Istituto Scolastico Mattarella. L'appuntamento è per mercoledì 18 dicembre alle 10:30 al Teatro Cielo Alcamo, con la partecipazione degli studenti delle ultime classi di tutti gli istituti superiori della città alcamese. Ultima notizia, il Mazara Calcio, società che milita nel campionato di eccellenza, aggiunge due tasselli alla sua rosa. Dopo l'ingaggio di Patrick Daguano sono infatti arrivati l'ex attaccante di Marsala e Folgore, Sahid Gimo, e il portiere Samuele Giunta. Questa era la nostra ultima notizia sportiva, l'appuntamento con le nostre notizie torna nella prossima edizione. Io vi ringrazio per averci seguito, arrivederci.